Fratelli carissimi, buongiorno, buona domenica. Leggevo nell'ufficio delle letture di oggi, del ciclo annuale, un pezzettino dal brano del discorso sui pastori di Sant'Agostino, che mi colpiva molto e mi aiutava molto per entrare in questa liturgia, in questa domenica. Dice, parlando del paralitico, facendo un esempio con l'episodio del paralitico, quando scoperchiano il tetto e presentano il paralitico davanti al Signore, Sant'Agostino commenta così: anche tu devi comportarti come se volessi fare la stessa cosa nel mondo interiore dell'uomo, scoperchiare il suo tetto e deporre davanti al Signore l'anima stessa paralitica, fiaccata in tutte le membra ed incapace di fare opere buone, oppressa dai suoi peccati e sofferente per la malattia della sua cupidigia. E qui è la frase importantissima. Il medico c'è, è nascosto e sta dentro il cuore. Se dunque ti trovi davanti a un malato, rattrappito nelle membra e colpito da paralisi interiore, per farlo giungere al medico, apri il tetto e fai calare giù il paralitico. Cioè, fallo entrare in se stesso e svelagli ciò che sta nascosto nelle pieghe del suo cuore. Mostragli il suo male e il medico che deve curarlo. Ma questa è una parola che Agostino dava a tutti i pastori, a se stesso innanzitutto e poi a tutti i presbiteri, i sacerdoti, se vogliamo anche ai catechisti, cioè a coloro che sono chiamati a pascere il gregge. Questa è una parola importantissima che vi invito, voi genitori, a meditare molto, a rileggere molto, perché è una parola molto chiara, su come educare, su come trasmettere la fede ai figli, su come essere pastori dei propri figli, che è la cosa più importante. E fondamentale in un matrimonio, in questo tempo di sinodo quasi non se ne parla, si parla di matrimonio così, ma non si parla di un aspetto costitutivo della famiglia cristiana, quindi anche delle famiglie con problemi, con difficoltà, è la trasmissione della fede, elemento costitutivo di un matrimonio, fondamentale. Va bene, chiusa parentesi, dice Agostino, mostragli il suo male, mostragli il suo male è il medico che deve curarlo, che è nascosto e sta dentro il suo cuore. Scoperchia il tetto, cioè fa vedere la verità. Eccolo qua. La seconda lettura della messa di oggi è interessantissima perché ci parla qual è il nostro, cioè ci svela senza sconti, senza ipocrisie, il male. Il male. Dove c'è, carissimi, dice San Giacomo, dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Dove c'è gelosia e spirito di contesa? Dove c'è gelosia e spirito di contesa? Nel mondo. Dove c'è gelosia e spirito di contesa? Dove regna il geloso, il principe dei gelosi. Lucifero, Satan, l'accusatore, il diavolo, il divisore. Il demonio, il tentatore. Satana, il demonio, il serpente, chiamatelo come volete. La prima fondamentale tentazione era la gelosia. Io sono geloso. Il demonio è geloso. Ma è interessante perché nella scrittura la parola gelosia, in greco zelos, zelos, lo zelo, la gelosia, può essere una cosa positivissima, stupenda, meravigliosa, la gelosia, lo zelo di Dio, che può essere la gelosia, lo zelo dell'uomo per gli altri, perché gli altri appartengono a Cristo, dice San Paolo, pensando alla sua comunità, alla comunità cristiana, provo per voi una specie di gelosia divina, avendovi promessi a un unico sposo. Quindi questa gelosia che spinge Dio ad entrare, se vogliamo, per capirci, in una dinamica assurda, cioè la dinamica della nostra gelosia, della gelosia
che il demonio ci ha insinuato dentro per ribellarci a Dio. La gelosia di Dio. Dio è geloso di noi. Ma perché? Perché ci ama, perché apparteniamo a Lui, perché ci ha creato a sua immagine e somiglianza, perché ci ha fatto meravigliosi, ci ha fatto per il paradiso. Qui arriviamo al punto di questo Vangelo. Dio ci ha fatti per il paradiso. Cioè, tu sei una macchina, mettiamolo così, è brutto, però tu sei una macchina costruita, progettata, in ogni dettaglio, in ogni piccolo particolare, tu sei progettato per camminare e correre nel paradiso. In una strada di campagna meravigliosa dove non ci sono limiti di velocità, piana, senza grosse curve, dove non ci sono pericoli, dove tu puoi vivere, puoi correre, puoi dare piena potenza al motore, possibilità, tutte le tue possibilità sono realizzabili, tu puoi compierti come persona, per questo sei nato, per questo sei stato creato. Ma esiste una cosa, esiste una realtà che Gesù ha ben presente, e lo vediamo nel Vangelo, che ci sono gelosie e spirito di contesa tra i discepoli. Di che cosa stavate parlando? Di che cosa stavate mormorando? Di che cosa stavate litigando? Per che cosa vi stavate accapigliando? Per che cosa? Perché il primo, gelosia, cioè zelo per la propria persona, zelo per se stessi, perché la gelosia, che tutta la letteratura, dall'amor cortese in poi, tutta la letteratura ha confuso quello che è appartenenza nel dono di se stessi con la gelosia, la passione che fa appartenere l'altro a se stessi, obbligandolo a servire se stessi, usandolo, facendolo proprio, possedendolo. Questa è la passione, la gelosia, che poi dopo, come un fiume in piena, la letteratura, l'arte, il cinema, la musica, ci ha, come dire, sedotti, ci ha come immersi, per cui noi abbiamo già più la confusione. Sembra che la gelosia sia un sentimento naturale e normale. No, la gelosia è la gelosia umana per l'altro, è un amore spropositato, disordinato per se stessi, un amore carnale, un amore per l'uomo vecchio, cioè l'uomo figlio della menzogna del demonio. Tu sarai come Dio, questo vale per tuo figlio. Tuo figlio perché sta così geloso della sua fidanzata? Tu, se tu sei un figlio, mi stai ascoltando, se tu sei un ragazzo, una ragazza, perché sei così gelosa? Perché sei così gelosa? Poi ti invito a vedere uno sketch di Brignano su WhatsApp, tra l'altro lo uso io, per mandarvi questi messaggi, per mandarvi questi commenti al Vangelo. Perché tu sei così dipendente da un messaggio di WhatsApp? Perché sei così gelosa? E poi dopo cominci a contendere, perché? Disordinata. E ogni sorta di cattive azioni. La gelosia ti porta a dare il tuo corpo, a fare sesso prima del matrimonio. È così. È la gelosia, è la paura di perdere l'altro, ma non te ne frega niente dell'altro, ti frega di te stesso. Come ai discepoli, non gliene fregava assolutamente nulla degli altri, non gliene fregava neanche nulla di Gesù Cristo. Per loro Gesù Cristo era uno strumento, in quel momento appare, bisogna essere sinceri, appare come un mero strumento, cioè un re, uno fighissimo, capito? Uno stupendo, alla cui corte un messia, se vogliamo anche il messia, un messia che fa miracoli, che parla una meraviglia, che è anche dolcissimo, di cui anche ci si può innamorare, ma che alla fine, come una fidanzata, come un fidanzato, come uno marito, come una moglie, come dei figli, come dei genitori, sono oggetti, puri oggetti, puri strumenti per realizzare me stesso, dove c'è gelosia. Dove c'è spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Questa è la descrizione del mondo. Ecco, ci avviciniamo al punto fondamentale. Al mondo, cioè dove noi siamo oggi. Gesù sa perfettamente chi siamo e dove siamo. Per cui lui immagina la scena, che è la scena che si ripete ogni domenica alla messa, all'Eucaristia, a cui noi partecipiamo, alle varie celebrazioni liturgiche, alle varie preghiere, alla nostra vita cristiana, nel nostro cammino di fede. Gesù cammina accanto a noi e che cosa dice?
Il figlio dell'uomo sta per essere consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso dopo 3 giorni risusciterà. Popopom! Questo è il cristianesimo. Sineglossa, questo è il cristianesimo. Tutto il resto sono frutti di questo annuncio, di questo fatto, di questo avvenimento, del mistero pasquale di Cristo. O sono i frutti meravigliosi, o sono ornamenti nostri, anche bellissimi, meravigliosi, ma sono ornamenti. La vita morale è un frutto. La vita morale è il frutto di questa, di questo avvenimento, di chi partecipa di questo avvenimento. La vita morale santa, la vita morale separata da quella mondana, l'apertura alla vita tra due coniugi, il perdonarsi, prendere i peccati dell'altro, di, come dice il Signore, l'ultimo di tutti e il servo di tutti. Vivere così è il frutto della Pasqua che mi ha raggiunto e che ha cambiato completamente la mia vita. Perché? Perché la Pasqua è la Pasqua è una breccia che Dio, attraverso il suo figlio Gesù Cristo, attraverso il suo mistero pasquale, ha aperto in questo muro che mi separa dal paradiso, che mi separa dalla vita divina, che mi separa dal mio posto. Dice: vi ho preparato un posto, il tuo posto, e sono venuto a prenderti per portarti a quel posto, quando moriremo, ma anche oggi, nella vita di tutti i giorni, cominciare a vivere da uomini celesti. Pensate alle cose di lassù, alle cose del tuo posto, alle cose della tua patria, cioè pensa al regno di Dio, perché tu sei nato per quello, cioè, come dicevamo prima, per vivere come una macchina meravigliosa che corre senza pericoli in una strada perfettamente adeguata. Il paradiso, l'amore è il servizio. Ma qui dice: vuoi essere il primo? Cioè vuoi essere il primo a entrare nel regno dei cieli? Cioè vuoi essere il primo a vivere nel principio, primo, principio, cioè per tornare, vuoi tornare, questo vuol dire essere primi. La gelosia, di cui parlavamo prima, è la scimmiottatura, è la parodia, è la menzogna, è la maschera del principio, della verità, è la maschera. Allora, siccome io non sono più nel principio, cioè nel progetto originario di Dio, sono in una vita stravolta, allora la menzogna mi scimmiotta quello che sarebbe la verità, quello che è la verità, quello che mi definisce, quello nel cui la verità nella quale sono stato creato, amato, per cui ho gli occhi, per cui ho le mani, per cui ho la bocca, per cui ho il cuore, per cui ho le mie braccia, per cui ho anche gli organi genitali, tutto per amare. Ma allora, qui sulla terra c'è un solo modo per vivere questo. C'è un solo modo per essere perfetti, per essere di nuovo figli di Dio, secondo il suo piano, che è quello che è il cuore del Vangelo di oggi. Nessun moralismo, nessuna pretesa, nessuna esigenza da parte del Signore. Dovete diventare come bambini, dovete essere così. No, niente di tutto questo. È un annuncio. Gesù lo sa benissimo. Entra nella casa, la casa di Pietro, mi faceva notare Davide, un mio carissimo sacerdote bravissimo, che ha studiato in Israele esegesi, e mi faceva notare, la casa di Pietro è vero, è piccolissima, ma invece poi nell'originale greco che succede? Che Gesù dice: entra nella casa, e comincia quasi a gridare e a chiamare a sé i suoi discepoli. Ma come? La casa è piccolissima, 40 metri quadrati, 12 apostoli, deve gridare, sì. Perché stavano così pieni di se stessi, stavano così immersi, come dentro al pensiero del mondo, dentro alle gelosie e alle invidie e a quello che diceva quello che dice San Giacomo. Rileggete tutta la lettura con calma, quando farete le lodi oggi, rileggete la seconda lettura con calma, parlatene con i vostri figli, parlatene tra voi e vedete cosa, mettete le cose come stanno. Quale gelosia tra te e te? Quale gelosia tra Francesco e Paola? Quale gelosia tra marito e moglie? Così, questa è la verità. Allora, gli apostoli che stavano discutendo nella gelosia erano così immersi in questa parodia del cielo, che è la vita terrena, la parodia del cielo, perché il demonio prima ci fa uscire, prima ci inganna e ci fa uscire dal paradiso, e poi sulla terra ci inganna dicendo che qui c'è il paradiso, che qui tu sei Dio e qui puoi vivere come nel paradiso.
per cui a te non ti devono venire malattie, per cui a te non, nessuno si deve mettere contro, per, non, è normale, è giusto essere gelosi, cioè di se stessi, del proprio successo. Ma qui siamo nel mondo, l'unico che sa che siamo nel mondo, l'unico che sa veramente chi sei tu, chi sono io, chi è tuo figlio, l'unico che sa veramente dove siamo veramente, quello è Gesù. Il mondo, col marxismo, con tutte le ideologie, con tutte le filosofie, le politiche, che sono state la bocca e sono, continuano ad essere oggi la bocca del demonio, riscaldamento globale, tutte queste cose, ci dice una cosa, che tu, in fondo, puoi fare di questa terra il tuo paradiso. Anzi, devi farlo, ti devi impegnare. Questa è la nostra sventura. Questa è la sventura degli apostoli. Questa è la sventura di dove ci sono spirito di contese e gelosie. Lì non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è Gesù Cristo, non c'è il mondo, non c'è la verità. Gesù lo sa, Dio, il Padre, lo sapeva che eravamo schiavi, che siamo schiavi in Egitto. Sente le nostre invidie, le nostre gelosie, i nostri peccati, tutto questo mare di male, lo sente come il grido che buca il paradiso, che buca la porta del paradiso, la buca con una violenza tremenda, come ha ucciso Cristo, la stessa violenza. E il Padre dice, ho ascoltato il gemito degli israeliti, non le preghierine, non anche quelle, ma soprattutto le grida degli schiavi, grida degli schiavi. Questo hanno gridato gli israeliti in Egitto, le tue grida, le grida degli apostoli che stavano lì discutendo tra loro, quelle, è arrivato all'orecchio del Signore, è arrivato all'orecchio del Padre. Di che stai parlando? Che cosa c'hai? Zitti, paura, paura, impauriti, vogliamo sapere. Come la stessa paura di fronte all'annuncio della Pasqua, della sofferenza, della croce e della risurrezione. La paura, la vergogna di chi? Di Adamo dopo il peccato. La stessa cosa. Ma Gesù, che ci conosce, ti dice, ehi, io mi sono fatto servo. Io sono entrato in questa tua gelosia, portando la gelosia autentica, lo zelo, l'amore di Dio per te, l'amore di Dio per te, l'amore di Dio per tuo figlio, l'amore di Dio per ogni uomo. Io sono entrato nella morte. Io sono entrato in. Sono uscito dal paradiso, sono sceso per riaprirti un cammino e una porta sul paradiso perché tu possa vivere secondo la tua natura vera, secondo l'immagine, la somiglianza di Dio per te, perché ti butti via, non ti buttare via, dice una ragazza. Servi, servi, come fai a servire? In me, la tua bellezza. La bellezza di ragazza è il servizio, è stare all'ultimo posto, è stare ai piedi di tuo padre, di tua madre, di tuo marito, dei tuoi figli. Così, così la bellezza di un uomo, un vero uomo, ecce homo. E lì, sulla terra, l'ecce homo è il crocifisso. Perché sarà nel cielo l'uomo trasfigurato, l'uomo celeste. Ma qui sulla terra c'è una sola c'è un solo modo. E lo dice la Sapienza, il primo libro della Sapienza. Vediamo, vediamo, vediamo se è vero che c'è il cielo dentro questo. Vediamo, vediamo se è vero. Cioè, quello che dice lo spirito, la sapienza che viene dall'alto, cioè la sapienza divina, la sapienza della croce, che la sapienza celeste per venire a noi si fa croce, passa attraverso la croce, e quella sapienza è pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia, di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace, cioè per chi vive nella comunità cristiana, vive nella Chiesa come un anticipo di cielo, si lascia portare nel mistero pasquale di Cristo. Oggi che cosa devi fare? Niente, mangiare, mangiare il suo corpo, bere il suo sangue, accogliere il suo amore, accogliere il suo amore, lasciare che Dio venga a te, che la sua gelosia ti rifaccia suo, che ti faccia appartenere alla sua famiglia, che ti riporti in paradiso. Lascia che Cristo ti ami oggi, lasciasi giudicare per quello che sei, col giudizio della misericordia. Sì, è vero, sono uno pieno di gelosia, vivo in questo mondo, per questo non capisco nulla di quello che sta succedendo, una sapienza umana, una sapienza corta, no, non ho le categorie per capire, dice, non capivano quello che stava dicendo, ma certo non ho mai visto uno che risuscita, perché qui sul mondo soltanto si muore, si vuole vivere eternamente, si vuole perpetuare all'infinito il piacere, e invece ogni piacere porta male, 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 dolore, dolore, dolore.
Io non conosco cos'è la risurrezione. Oggi Cristo appare al risorto. Sono io la risurrezione. Sono io la vita. Sono io la verità. Sono io la vita. Sono io. Prendimi, prendimi. Prendi il mio amore. Accoglimi. Apri una fessura del tuo cuore. Io sono per te. Tu sei per me, dice il Cantico dei Cantici. Tu sei per me, io sono per te. Tu non sei per nessun altro. Tu non sei per questo mondo. Non sei per queste cose del mondo. Qui tu sei fatto per il cielo, per vivere come il cielo. La tua debolezza, amore mio, è il luogo dove io manifesto la mia potenza. La tua debolezza, la tua, se vogliamo, anche la tua gelosia, la tua depressione, il tuo male, il tuo cancro, la tua debolezza caratteriale, la tua storia, la tua fragilità, la precarietà economica, tutto quello che ti fa cittadino di questo mondo e esule dal paradiso, quindi... guardate le immagini di questi profughi, ecco, tu sei questo profugo che sta uscendo che è uscito dal paradiso e non trova una terra dove stare. Gli chiudono le frontiere, li menano, fuggono dal demonio, fuggono perché stanno lontani dalla verità, lontani da casa loro. Hanno questa nostalgia. Oggi il Signore dice: basta, dammela a me, perché io sono ciò che tu desideri, ciò di cui tu hai nostalgia. Io sono il paradiso, io sono la vita, io sono la vita, io sono la felicità, io, Gesù Cristo, la vita, Lui, dato per te, Accoglimi come un bambino, accoglimi come si accoglie un bambino, che lo pone in mezzo a te, come si accoglie un bambino? Guardate quello che è l'immagine di quel bambino, tra l'altro artefatta, ma quel bambino morto, no? Sulla riva del mare, ha commosso tutti. Ecco, così si accoglie Gesù Cristo, come l'ultimo, come un bambino indifeso. Perché? Perché lì stanno la tua vita, i tuoi fallimenti, la tua morte, la tua debolezza, la debolezza di tuo figlio, la debolezza dei tuoi genitori, la debolezza del tuo matrimonio. Lì, accoglilo. Perché dentro, come diceva Sant'Agostino, c'è Cristo. Il medico c'è, è nascosto e sta dentro il cuore, sta dentro quel bambino. Quel bambino piccolissimo, lì c'è Cristo e c'è il Padre. E dove c'è il Padre? C'è la sua casa, c'è la patria, c'è il cielo. Buona domenica di ritorno al paradiso.